Buongiorno, siamo qui al Radio di Castel di Sangro per la SD Selva dei Pini. Io sono il dottor Greggi, ho il piacere di avere qui con noi oggi il dottor Mario Turani, Piacere che mio. oltre a un amico, un collega, è responsabile del settore medico della FIGC, della Lega Nazionale Dilettanti. E con lui ho il piacere di collaborare con le nazionali Under 16, Under 18 e Nazionale Serie D. E in questo raduno abbiamo avuto, oltre al piacere di averlo qui con noi, abbiamo avuto anche la fortuna di poter applicare come prima società in Italia l'applicazione del progetto Postura, che è un protocollo ideato ed applicato dal dottor Turani a tutti gli atleti della nazionale di queste selezioni che abbiamo appena citato. I nostri ragazzi hanno seguito questo protocollo nella giornata di ieri e che hanno portato uno studio di tutto ciò che è postura, dalla colonna, appoggio plantare e quant'altro. Adesso vorrei che il dottor Turani spiegasse nei dettagli questo protocollo progettato da lui e accettato dalla FIGC. Bene, ringrazio l'amico Massimiliano, nonché collega dell'equipe sanitaria LND e ovviamente tutta la dirigenza della società sportiva Selva dei Pini. L'ambiente è meraviglioso, il clima simpatico, devo dire che ho trovato una società quadrata, con le idee molto chiare e anche dei ragazzi molto disponibili e che hanno capito, secondo me, lo spirito di questa esperienza. Come diceva l'amico Massimiliano, abbiamo esteso per la prima volta, in effetti, ad una società sportiva il protocollo che utilizziamo in ambito nazionale. È un progetto chiamato Postura, è un progetto molto ambizioso perché si presuppone di coinvolgere il maggior numero di società a livello nazionale. Abbiamo utilizzato, come diceva il dottor Greggi, questo protocollo eseguendo delle valutazioni di carattere posturale e quindi rilevando degli aspetti che normalmente, a nostro modesto avviso, non vengono fatti. Questi ragazzi, come tutti gli esseri umani, presentano delle variazioni di carattere posturale che possono andare dall'appoggio del piede alla situazione di ginocchio, di bacino, di colonna e chi più ne ha più ne metta. Che a nostro, ripeto, avviso, risulta importante intercettare a questa età perché questi aspetti possono rappresentare il punto di partenza di problematiche o di patologie che si possono verificare nel corso degli anni. Abbiamo valutato un numero non indifferente di ragazzi, perché 60 ragazzi non è poco, e crediamo che questo tipo di impostazione, soprattutto se mantenuta nel futuro, ci permetterà di ricavare tutta una serie di dati e di elementi importanti e credo veramente unici, perché è un lavoro che viene raramente fatto. A mio avviso non ne sono a conoscenza, perché richiede tempo, richiede competenza, richiede conoscenza, richiede soprattutto sanitari come il dottor Greggi, che è responsabile di questa società sportiva, che capiscano l'importanza di questo lavoro. E quindi sono molto contento, anche perché, ripeto, Massimiliano, oltre che essere un amico, è un collega delle nostre nazionali, e quest'anno sono tre, come diceva giustamente lui. Speriamo che questo lavoro venga recepito sia da altre sportive, sia soprattutto negli ambienti anche extrasportivi, quali quello familiare e soprattutto quello medico dei nostri colleghi, che richiamiamo fortemente a uno spirito di collaborazione. Questo è Bene, quanto. grazie della spiegazione. Con immenso orgoglio, dopo questa presentazione, ci tengo a menzionare il fatto che il dottor Turani da quest'anno entrerà a far parte del nostro staff sanitario della SD Selva dei Pini. Quindi è un grosso, Grazie, grosso piacere e un grosso onore averlo con noi. grazie. L'onore è mio e grazie Massimiliano e grazie a tutto lo staff e alla dirigenza. Grazie davvero. Grazie.